Siamo all'Istituto Socrate con la professoressa Ricupito, sì, referente all'unico con bisogni educativi speciali. Oggi una manifestazione sull'autismo, con quale scopo? È una manifestazione sull'autismo che vuole mettere in evidenza soprattutto i talenti e le risorse che hanno i nostri alunni con autismo, perché di solito si parla dell'autismo come un problema. È una situazione molto complessa, è vero, molto delicata, ma noi puntiamo sempre a valorizzare quanto più possibile anche una minima risorsa che hanno questi alunni. Poi siamo stati particolarmente fortunati perché nella nostra scuola hanno frequentato alunni con grandi capacità pittoriche, musicali, nel campo della danza, e abbiamo potenziato con dei progetti mirati queste loro abilità, queste loro competenze, queste loro attitudini, ecco. E abbiamo una mostra allestita oggi nella quale veramente si possono ammirare delle opere d'arte ad opera di tre ragazzi in particolare molto bravi. Abbiamo un ballerino che si esibisce perché la famiglia ci è molto vicina e ha messo a frutto questa potenzialità che aveva il ragazzo, perché ha un orecchio molto spiccato per la musica. E poi abbiamo anche una carrellata di vari premi che i nostri alunni con autismo hanno vinto, perché noi li facciamo partecipare a tutti i concorsi cui possono chiaramente con le loro abilità partecipare. Abbiamo dei premi appunto nel campo pittorico, un premio vinto al Comicon per un bel disegno, premi musicali e anche premi nel campo di una manifestazione che si chiama proprio Autismo E, al quale abbiamo mandato dei... Quindi visitatori. Una scuola all'avanguardia per quanto riguarda questo, noi siamo una scuola questo problema che è molto attuale. Ci teniamo ad essere una scuola dell'inclusione, siamo una scuola dell'eccellenza, anche questo è importante, ma nello stesso tempo la nostra dirigente ci tiene a che tutti i ragazzi abbiano la possibilità di avere un successo, una gratificazione per quello che possono. Noi valutiamo le loro potenzialità e le sfruttiamo.